Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Dall'inizio di questa puntata avete potuto capire che sono alla ricerca di una nuova terra, ma purtroppo nonostante abbia esplorato gran parte della mappa che avevo craftato, ho trovato solo acqua. Ora mi sento anche un pochino preoccupato perché eh, sinceramente non vorrei morire in mare e anche perché perderei tutto il mio inventario e quindi l'avventura finirebbe qui. Ora ho deciso di uscire dai limiti di questa mappa e sperare di trovare qualcosa. Procediamo, andiamo proprio nell'angolino e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Spero anche di non perdermi, poiché uscendo dal limite della mappa non ho modo di controllare dove sto andando. Quindi spero di. Procedendo sempre dritto, di riuscire al limite di, a uh, ritrovare la strada per ritornare all'interno della mappa. Quindi procediamo il più velocemente possibile. Niente, solo acqua, solo acqua. È un oceano infinito. Dai su, piccola terra, qui cosa c'è? Ecco, ecco finalmente! Terra, terra, c'è una palude qua. Ottimo, ottimo. Andiamo a lasciare la barca. Finalmente! Sono troppo contento. Benissimo, inoltriamoci qui nella palude. Lì c'è una piccola spiaggetta. Possiamo fermarci. Ho recuperato anche delle ninfee. Ok, Vabbè, si è distrutta la barca. Fa niente, non importa. Mogliamo queste ninfe che non me ne faccio nulla, le mettiamo pure qua. Recuperiamo anche quest'ultimo pezzo di terra, di, di, di legno. E come avevamo detto all'inizio, craftiamoci una mappa. Allora, facciamo una crafting table. Mettiamo la nostra bussola e circondiamola di carta, in modo che avremo subito a disposizione la mappa della zona. Togliamo questa. E vediamo un po perfetto hmm. sembra una terra anche abbastanza grande qui ci sono anche le pecore che ci serviranno sicuramente per creare il letto vedo anche dei funghi non male recuperiamo la crafting table ecco qua e andiamo alla ricerca di un posto dove poter eh, sistemare la nostra dimora Inizialmente ho pensato di costruire un piccolo rifugio magari nella roccia, proprio per iniziare, a poter lasciare tutte le mie cose dentro una cassa, costruirmi un letto in modo che anche lo spawn point si possa settare. Hmm, ci sono dei lupi. Nel frattempo non so che fine abbia fatto il mio amico, perché ho paura che si sia perso in mezzo al mare. Mi dispiace un po'. Vediamo se riusciamo ad addomesticare questo. No? Ok. Va bene, dai. Abbiamo questo che ci accompagna. Purtroppo non so che fine abbia fatto. Per un po' mi ha seguito. Poi credo che si sia. che si sia perso. Oppure, pro... più molto probabilmente, un bug del gioco. Ok, qui dove siamo? Mm, qui c'è una spiaggia. Io volevo un po' stare verso l'interno, non più sul mare perché oramai. Di mare ne ho abbastanza. Hmm, qui non è male. Qui c'è un laghetto, qui c'è un po' di roccia. Possiamo costruire qui la nostra eh, casa provvisoria. Sta anche facendo notte, quindi devo sbrigarmi. Ci vediamo tra poco, appena avrò costruito la casettina. Eccomi di rientro, come potete notare mi sono costruito questo pessimo rifugio fatto nella montagna, il classico rifugio del principiante, comunque non importa perché eh, nelle prossime puntate vedrò di costruire una casa più grande per cui questo è solo un luogo provvisorio. Eh, qui vedete una cassa con all'interno tutto quello che mi ero portato nell'inventario dall'isola e infine un letto in modo da poter eh, dormire e soprattutto settare il mio spawn point. A questo punto, anche se l'episodio è piuttosto breve, ma del resto è un episodio di transizione tra la vecchia isola e le nuove terre, vi saluto, vado a dormire e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!